La seduta è aperta. Invito la deputata segretaria a dare lettura del processo verbale. Seduta del 4 febbraio 2016, Presidenza Luigi Di Maio, Boldrini. La seduta comincia alle 9:30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 3 febbraio 2016. Presidente, dà conto delle missioni. Decorsi i termini regolamentari di preavviso, si passa alle dichiarazioni di voto finale sul testo unificato delle proposte di legge numero 698 ed abbinate. Intervengono i deputati Locatelli, Faenzi, Palese, Totaro, Marazziti, Rondini, Monchiero, Binetti, Nicchi, Nizzi, Di Vita e Argentin, nonché la relatrice Carnevali, che propone al testo del provvedimento una correzione di forma ai sensi dell'articolo 90,1 del regolamento, che non essendovi obiezioni, si intende approvata dall'Assemblea. La Camera, quindi, autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il testo unificato delle proposte di legge 698 ed abbinate. Si passa al seguito della discussione delle mozioni Ciprini 730, Placido 1128, Miccoli 1129, Pizzolante 1130, Cirielli 1131, Occhiuto 1134, Fautilli 1135, concernenti iniziative volte all'assunzione dei vincitori e degli idonei dei concorsi pubblici sulle quali il sottosegretario Rughetti esprime il parere del Governo. Dopo un intervento sull'ordine dei lavori del deputato Baldelli, al quale rende precisazioni la Presidente, il sottosegretario Rughetti precisa il parere del Governo sulle mozioni presentate. Intervengono quindi per dichiarazioni di voto i deputati Palese, Mottola, Cirielli, Fautilli, Simonetti, Monchiero, Tancredi, Durante, Sarro, Ciprini, Rotta, Zulezzi. Dopo interventi per richiamo al regolamento dei deputati Bini e Crippa, il Presidente avverte che gli atti di indirizzo saranno posti in votazione per le parti non assorbite e non precluse. La Camera quindi respinge le mozioni 730 e 1128, approva le mozioni 1129 e 1130, respinge le mozioni 1131 e 1134, approva la mozione 1135. Intervengono infine il deputato Dal Grosso per richiamo al regolamento e sull'ordine dei lavori i deputati Locatelli e Rizzetto. La seduta termina alle 13 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 5 febbraio 2016 con inizio alle 9. Grazie, se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati Biondelli, Catania, Cirielli, Crippa, D'Ambrosio, Damiano, Di Gioia, Epifani, Ferranti, Fico, Giancarlo Giorgetti, Locatelli, Losacco, Lupi, Marazziti, Pes, Pisicchio, Rampelli, Relacci, Rosato, Rughetti, Sanga e Sani sono in missione a decorrere dalla seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 90, come risulta dall'allegato depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti. La prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 2255 dei deputati Miccoli ed altri, concernente iniziative volte a potenziare il sistema di controllo e vigilanza sugli enti appaltanti.